Se volete acquistare crediti o account GoFIFA Points, GoFIFA Coins, link in descrizione. E benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Noi Malati di Foot. Oggi ci sarà la player review di Müller nella sua versione con 81 di rating. Müller si presenta con un wall rate medio-alto e nel mio club ha totalizzato 2 gol e 8 assist. E possiamo già definire che Müller è un ottimo assist man. Senza perderci in chiacchiere, andiamo ad analizzare subito il primo pro, che è la velocità, che si presenta con un bel 90 di velocità, 91 accelerazione e 88 scatto. Appena farà il primo passo, Müller staccherà di netto i difensori e non lo riuscirete mai più a fermare. Molte delle volte con la sua velocità andrà direttamente in porta. Passiamo subito al secondo pro, che è l'agilità, che fa parte del dribbling e si presenta con un bel 81 di dribbling, 92 agilità e 89 bilanciamento. È uno dei giocatori più abili che abbia mai provato. Infatti quel 92 di agilità in game si sente molto. Quell'81 di dribbling sarebbe stato valorizzato ancora di più se avesse avuto quel 4 stelle abilità. Ma purtroppo Müller ne ha 3. Passiamo al terzo pro, che è il passaggio, che si divide in 77 passaggio, 77 visione, 77 cross, 80 passaggio corto e 72 passaggio lungo. Il passaggio è una parte fondamentale di questa carta, perché come ho detto sin dall'inizio è un ottimo assist man e sotto porta vi farà dei passaggi veramente eccezionali. L'unico contro è il 72 di passaggio lungo che poi andremo ad analizzare successivamente. Per quanto riguarda i contro, il primo contro è la forza fisica, che fa parte del fisico con 70 di fisico, 81 stamina. Questo giocatore è davvero poco fisico, infatti basterà una spallata che si ritroverà subito per terra. Ed è una statistica che non lo valorizza per niente. Passiamo al secondo contro, che sono i passaggi lunghi. Ed è una statistica che danneggia veramente molto la carta. Infatti, quel 72 di passaggi lunghi in game sembrano molto, ma molto di meno. Farete passaggi lunghi veramente sbagliati. Infatti, è una delle cose che non mi è piaciuta di questa carta. Per quanto riguarda il terzo contro, si può anche non definire un vero e proprio contro, che sono i 66 di calci piazzati. Calcerà delle punizioni sbagliatissime. Possiamo definire che battere i calci di punizione non è il suo mestiere. Questa player review sta per finire, il voto finale che do a questa carta è un bel 7, molto ma molto arrotondato. Ricapitolando, i pro sono la velocità, l'agilità e il passaggio, mentre i contro sono forza fisica, passaggi lunghi e calci piazzati. Possiamo dire anche che questo giocatore, se avesse avuto un po' più di tiro, sarebbe stato un valido sostituto a Robben. Vi consiglio vivamente di provarlo e fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ve ne pare. Questa player review è finita e noi ci becchiamo alla prossima.